Dal Vangelo secondo Matteo. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." È sempre particolare e speciale questo atteggiamento di Matteo che riceve, la chiamata da parte di Gesù e la sua immediatezza. Il testo dice semplicemente che lui viene chiamato con questo verbo molto importante in tutto il Nuovo Testamento, il verbo del discepolare, e seguimi, egli si alza e lo segue, e si mette, diventa e rimane discepolo. Ma qui anche il verbo alzarsi molto importante, il verbo della risurrezione. Matteo, sente questa voce, questa parola, questa chiamata. E decide di rialzarsi da quella situazione in cui si trova. Ci consegna un fatto, una dimensione fondamentale della nostra esistenza, che in ogni momento possiamo rialzarci, in ogni momento possiamo rimetterci in discussione, possiamo rimetterci in cammino e riprendere in mano la nostra vita. Gesù semplicemente dice questo a Matteo: riprendi in mano la tua vita. Il percorso che stai portando avanti è discutibile. I pubblicani erano dei pubblici peccatori, come sappiamo, prendevano i soldi per conto dei romani e una parte, se li tenevano per sé e solo una parte consegnavano ai romani e per cui erano odiati da tutti. E anche se Matteo probabilmente, ovviamente, era consapevole e consapevolissimo di questa sua situazione, e nonostante questo, decide di rimettersi in gioco, di rialzarci, di risorgere da quella situazione, il verbo della risurrezione. E questo anche per dire che quel Dio in cui noi crediamo è un Dio che sorprende la nostra vita. Non parte dai nostri meriti, dalla nostra situazione, da quello che noi stiamo vivendo, che sembra quasi che il nostro passato possa condizionarci per sempre. Tutto questo va in secondo piano. Ciò che è fondamentale è che in quel momento, ora, qui ed ora, e non è quel Matteo posso essere io in ogni momento nella mia vita, che ricevo questa parola fondamentale, una parola di conversione, una parola di misericordia. Misericordia, io voglio e non sacrifici. Gesù sembra dire: non parto dai sacrifici, dall'osservanza di precetti, norme e regole, ma parto dalla compassione, dalla situazione reale che una persona sta vivendo e per questo sorprende Matteo, sorprende, va al di là di tutti quelli che sono i nostri schemi e tutte le nostre precomprensioni, va al di là di tutto questo e rivolge anche in quel contesto, discutibilissimo ovviamente, ma rivolge anche lì, Gesù pone la sua chiamata. E invita a rimettersi in gioco, a diventare discepolo, a rimanere discepolo. Seguimi, anche a te oggi il Signore dice: seguimi, risorgi nella tua vita, da qualsiasi situazione, risorgi. Sia lodato Gesù Cristo.